Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di Zagor. Eccolo qui, Le notti di Londra, Zagor numero 724, della serie regolare corrispondente allo Zenith Gigante numero 673. Ovviamente la copertina di Alessandro Piccinelli, che mi è piaciuta molto, ma di solito le copertine di Piccinelli mi piacciono, lui è molto bravo. Qui... non lo so se l'ho visto soltanto io, secondo me c'è un omaggio a Dylan Dog. Questa è la copertina del numero 3 della serie regolare di Dylan Dog, Le notti della luna piena. Questa invece è la copertina di questo Zagor, con Zagor che viene assalito da quest'uomo, una copertina molto, molto bella, devo dire, e secondo me anche, diciamo, va ad omaggiare proprio la copertina di Dylan Dog delle notti della luna piena. La scritta gialla per il titolo Le notti di Londra, il logo di Zagor in bianco con rilievo nero, 60, ovviamente sappiamo che Zagor quest'anno compie 60 anni, il bollino degli 80 anni di Sergio Bonelli editore in basso, il prezzo ovviamente 4,40€, albo in bianco e nero, 98 pagine. Devo dire che la copertina mi è piaciuta molto perché Piccinelli anche ritrae proprio le atmosfere vampiresche di Londra, perché qui questo è diciamo il secondo di 5 albi collegati in cui torna un vecchio nemico di Zagor, cioè Racosi, come abbiamo già visto con lo scorso numero, per cui Piccinelli promosso senz'altro una bella copertina. In quarta di copertina abbiamo il Color Zagor, uscito in questi giorni, ma io non l'ho ancora acquistato. Vado a leggervi i dati tecnici. Allora, lo spirito con la scura, ovviamente, Zagor, personaggio creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, a cura di Moreno Burattini. Zenith Gigante, mensile numero 724, agosto 2021, corrispondente a Zagor Gigante numero 673. Le notti di Londra, soggetto e sceneggiatura Jacopo Rauch, disegni Raffaele Della Monica, copertina Alessandro Piccinelli, lettering Riccardo Riboldi. Qui c'è anche la pubblicità del prossimo Zagor Più, che uscirà il 21 agosto, una storia unica, La palude dei misteri, qui ci sarà Edgar Allan Poe. Ovviamente il frontespizio, tamburi di Darkwood, voce e messaggi dalla foresta, ci parleranno delle prossime, più che altro delle, più che delle prossime uscite di Zagor, ci parlano delle altre uscite di Zagor, tra cui questo interessante audiolibro dello Young Zagor, quindi Zagor da giovane. Ragazzi, una delle cose che mi è piaciuta di più di quest'albo sono i disegni di Raffaele Della Monica, un disegnatore veramente bravo. Vediamo la caratterizzazione dei volti, qui c'è Frida Lang, la baronessa, qui c'è Chico. Vi faccio vedere un primo piano di Zagor, eccolo qui, molto ben disegnato. Le atmosfere sono veramente... ritratte alla grande da questo disegnatore che, devo dire che secondo me su Zagor è uno dei migliori, posso dirlo anche se io Zagor non lo leggo da tantissimo, ma tra quelli che ho letto finora, tra i disegni che ho visto finora, devo dire che questo Raffaele Della Monica è veramente molto molto bravo, riesce a ritrarre queste atmosfere di questo fumetto in cui si parla di vampiri, della Londra di quei tempi, insomma dei vicoli... Insomma, è bravissimo Raffaele Della Monica. Non voglio spoilerarvi tanto su quello che poi vedremo, e così sarà anche per quanto riguarda la storia, ma devo dire che è stato bravo Della Monica, come è stato bravo anche Jacopo Rauch, che già abbiamo visto su Zagor, sulla serie regolare, in più di un'occasione. Allora, praticamente di cosa parla la storia? Se avete letto la storia precedente a questa, e questo, come detto, è il secondo di 5 albi collegati, Zagor e Chico si dirigono a Londra, vanno a Londra e incontreranno delle sinistre presenze, perché ci sarà questo Reed, questo personaggio, questo vampiro che è alle dipendenze del barone Racosi, ma Zagor e Chico andranno lì per trovare il colonnello Corasi e troveranno anche Frida Lang, troveranno proprio la baronessa Frida Lang, ma non prima di aver avuto delle difficoltà nei vicoli di Londra, perché un marinaio l'aveva messo già sulla nave, già avevano detto a Zagor e a Chico: state attenti, perché tra i vicoli di Londra lì troverete davvero delle difficoltà, ci saranno zone malfamate, insomma avranno problemi. Addirittura una donna sfila il borsello a Zagor scontrandosi con lui, e poi dirà che è stata raggirata, insomma che ha avuto lei un furto da lui. Di lì a poco nascerà una colluttazione. Zagor e Chico verranno scambiati pure per ladri, però verranno, Zagor e Chico verranno salvati da dei ragazzini che insomma li porteranno da Corasi, e lì rincontreranno proprio
Frida Lang, che non trova più il suo fidanzato Manfred. Di lì a poco, ovviamente, poi non vi dirò tutto quello che succede, ma posso dirvi che la parte in cui sono a cena, insomma, Zagor e Chico insieme a Corasi e a Frida Lang, quella parte è stata... Non mi ha fatto impazzire, è stata un po' più noiosa quella parte in cui parlano, ma è giusto, perché per far capire poi come proseguirà la storia. Ma poi dopo quella parte lì, che non tanto mi è piaciuta, devo dire che l'albo si è ripreso alla grande e ci sono state scene d'azione, di avventura, come spesso Zagor, visto che comunque Zagor, molti dicono, molti che magari non lo conoscono dicono è un fumetto western, no, Zagor è un po' di tutto, si può parlare di western, si può parlare di horror, di fantasy, ma è soprattutto un fumetto d'avventura ed è questo che mi ha conquistato di Zagor. Insomma ragazzi, Zagor cercherà di infiltrarsi e di trovare questo Rakosi, il barone Rakosi, più che altro per vedere che fine abbia fatto Manfred, cioè il ragazzo di Frida Lang, il fidanzato di Frida Lang, ma sarà molto difficoltoso trovarlo, avrà a che fare con diversi vampiri, insomma è una storia ovviamente sui vampiri, le notti di Londra, c'è anche la copertina molto bella, devo dire, è come detto, secondo me è un omaggio alle notti della luna piena, in questa Londra vampiresca, in questa Londra che mi ha ricordato, non so se conoscete il videogioco Vampyr per PlayStation 4, che anche quello è ambientato nell'era vittoriana proprio a Londra e lì anche si parlava di vampiri. Ma non vi dico se apparirà il colonnello Rakosi, cioè scusate il colonnello, il barone Rakosi, per non spoilerare, ma vi dico ovviamente che non potete iniziare questo numero, dovete iniziare da quello precedente, perché queste 5 storie collegate andranno insomma a regolare dei conti con Zagor, che avrà a che fare e sta avendo a che fare di nuovo con questo barone Rakosi, questo vampiro che semina morte e distruzione un po' tutta Europa. Quindi questa trasferta europea di Zagor prosegue e devo dire che prosegue bene. Come vi ho detto, secondo me è un albo promosso per quanto mi riguarda, un albo che mi ha divertito, tranne per le scene, insomma le parti in cui loro sono a cena dal colonnello Corasi e con Frida Lang, dove però dovevano spiegare un po' i motivi perché Frida Lang era lì eccetera eccetera, perché Zagor era stato avvistato, quella è stata una parte un po' più, non dico da spiegone, però diciamo che ci stava anche, ma potrebbe anche annoiare quella parte, ma poi dopo ragazzi da metà in poi è stato uno Zagor veramente d'avventura come piace a me. Io Zagor lo leggo da 8-9 mesi, non lo leggo da tantissimo tempo, ma quello che ho letto quando c'è l'avventura in Zagor, in questo caso, scusate, in questo caso si parla di vampiri, quindi c'è anche horror, per me che amo l'horror, va tutto bene, per cui è un albo molto bello questo 724, Le notti di Londra. Il prossimo numero, in uscita il 2 settembre, sarà Non morti, il numero 725, e Zagor andrà verso i Carpazi, quindi andrà verso la Romania, quindi verso la terra natia dei vampiri, insomma, la storia ci insegna che tutto parte da lì. Per cui ragazzi, io cosa posso dirvi? A me sinceramente è piaciuto questo numero di Zagor, Le notti di Londra. Fatemi sapere nei commenti se l'avete acquistato, se l'avete già letto, insomma, cosa ne pensate di questo numero. I disegni di Della Monica sono spettacolari e anche Jacopo Rauca ha fatto il suo per questa storia. Non è facile, perché suddividere un albo, una storia in 5 albi non è per niente facile, ma vedremo come continuerà. Il prossimo titolo vede anche... più che altro vede anche una copertina bellissima, qui vi copro il finale per non spoilerare, questo qui, insomma ragazzi, Zagor prosegue sempre bene, Zagor è un fumetto che mi piace, continuo con piacere a leggerlo, e insomma ve lo consiglio a chi ama l'avventura, in questo caso a chi ama anche l'horror, quindi, però ragazzi, secondo me 4 ore e 40 ben spesi per questo fumetto. Io come al solito vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per aver visto questo mio video, e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!